Ah, quindi quando uno ha un Mac è al riparo di qualsiasi virus, vero? Serverlab. Ciao, sono Davide Galanti di Server Lab. Anch'io ho un Mac e penso di non beccarmi mai nessun virus. Niente di più falso. Perché tutti in una volta, nel 2014, è in cima alla statistica come sistema operativo più vulnerabile, più attaccabile dagli hacker del National Vulnerability Database americano. Che brutta notizia! Quindi io che lavoro col Mac non sono più al riparo dagli attacchi degli hacker, eccetera. Giorgio, anche te c'è un Mac, vero? Ok, va bene. Come facciamo a risolvere questa cosa? I PC sono una calamita per i virus fuori misura, perché insomma, storicamente gli antivirus non contano più un tubo. La gente si prende CryptoLocker. E poi la cosa. Te hai pensato cosa succedeva se CryptoLocker invece di chiedere il riscatto stava zitto come un ladro per 6 mesi, poi entrava in funzione e invece di chiedere un riscatto prendeva piano piano i dati e li spediva da qualche parte senza dire più nulla? Potrebbe succedere. Guarda che può succedere. Devo dire. Ti porta sì le password dell'home banking. Comunque. Tutto questo bailam è più che giustificato perché noi abbiamo conosciuto negli ultimi mesi qualcosa come 900 aziende, il 22% si è beccato il CryptoLocker, quindi ha avuto il virus con riscatto in una parte di azienda o in tutta l'azienda. È una statistica impressionante. Magari noi abbiamo beccato quei sbagliati, non so, però mi sembra che sia qualcosa di incredibile. L'unica soluzione percorribile a questo punto è una sola, il whitelisting. Il whitelisting è una tecnologia che lavora al rovescio dell'antivirus. Invece di essere più furbi degli hacker, cosa fa? Si blinda il PC facendo in maniera che i programmi conosciuti funzionano, cioè quelli che uno deve usare tutti i giorni, tipo Word, Excel, PowerPoint, l'ERP, Firefox, eccetera, e tutto quello che non è conosciuto è automaticamente sbattuto fuori, non viene eseguito, non può funzionare, non può partire, quindi viene considerato potenzialmente un virus. La cosa è uno spettacolo e funziona molto bene. L'ha inventato un'azienda che si chiama Avecto. Non ha inventato il whitelisting, che esisteva già, perché aveva alcuni difettucci, tipo dar disagio agli utenti. Ha inventato un whitelisting adattivo, che quindi non arreca disagio agli utenti. Quale disagio? Beh, ci sono un sacco di programmi che funzionano soltanto se tu sei amministratore. Ma se tu sei amministratore ti becchi qualsiasi tipo di virus possibile e immaginabile. Quindi se tu blindi l'utente gli rompi le scatole perché dopo non può più usare i programmi, molti programmi, e se tu no, non lo blindi si becca qualsiasi virus. Col whitelisting adattivo tu hai l'utente completamente protetto, ma può eseguire i programmi in modalità amministratore, sono eseguite trasparentemente come amministratore senza che lui se ne accorga. L'altra cosa favolosa che fa il whitelisting adattivo è che alcune operazioni, tipo che so, installarsi un driver di stampanti o cambiarsi l'IP address, far ripartire lo spooler, aggiornare un driver di una stampante che serve all'ultimo minuto e bisogna assolutamente fare in self-service senza chiamare l'IT manager, certe cose vanno fatte, specialmente nella direzione, specialmente nel finance, specialmente nella ricerca e sviluppo. Beh, quelle certe applicazioni possono essere lasciate fare agli utenti, sempre però lasciandoli blindati e poi protetti. Ultima cosa che fa questa stupenda suite di Avecto è il sandboxing, cioè quando si naviga, tutto quello che avviene durante la navigazione, quindi eventuali JavaScript pericolosi, eccetera, vengono lasciati in questa bolla. Non vanno quindi a intaccare i propri dati, non vanno a attaccare il sistema operativo. Uno spettacolo. State su Server Lab che vi raccontiamo queste cose interessanti.